Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito Silvescraft. Per chi non conoscesse Silvescraft, è un produttore diretto di elementi in argento 925, ma anche un produttore di elementi in oro 14 carati e 9 carati. L'azienda è sul mercato mondiale da quasi 30 anni, la sede è in Polonia e oltre ad essere un produttore diretto di elementi sia in argento 925 sia in oro 14 e 9 carati, e anche un rivenditore autorizzato di prodotti Swarovski, quindi offre davvero una vastissima gamma di prodotti davvero molto interessanti sia per quanto riguarda i prodotti Swarovski e sia per quanto riguarda gli elementi in argento 925. Infatti troverete collane, bracciali, chiusure, pendenti, ciondoli, piastre per incisione, basi per orecchino, davvero tantissime cosine interessanti con dei materiali davvero di altissima qualità a dei prezzi vantaggiosi. Avrete la possibilità di acquistare sia singoli pezzi di cristalli o perle o anche di elementi in argento 925, ma anche la possibilità di acquistare confezioni con tanti pezzi, quindi possono acquistare sia le aziende e sia le persone private come noi creative. Se avete bisogno poi di articoli in base al vostro design, potete tranquillamente realizzarlo su Silvescraft. Infatti Silvescraft crea articoli in base alle vostre esigenze, quindi potete scegliere la forma, il materiale, il finish, potete tranquillamente realizzare i vostri design. Inoltre, sul sito, per quanto riguarda gli elementi in argento 925, avrete la possibilità di scegliere la rodiatura finale, il finish finale. Ci sono quattro opzioni. C'è la prima opzione, che appunto coperto con uno strato luminoso di rodio. Gli elementi coperti appunto da questo strato di rodio sono elementi che non scuriscono e non perdono brillantezza, sono resistenti a qualsiasi scolorimento e visibilmente sono più scuri rispetto alla versione argento e assomigliano all'oro bianco. Questa è appunto la prima opzione. La seconda opzione è quella appunto di rodiarli con uno strato di rodio nero. Questi elementi non scuriscono neanche loro e non perdono di brillantezza, sono resistenti a qualsiasi scolorimento e sono visibilmente molto scuri, quasi neri. La terza rodatura è quella coperta appunto da uno strato di oro 18 carati. L'elemento in argento 925 viene coperto da due strati di oro 18 carati di una tonalità rosa. Poi l'ultima, che è quella appunto coperta da uno strato di oro da 24 carati. Io ho scelto questa perché amando l'oro era inevitabile. Infatti l'elemento in argento 925 viene coperto da due strati di oro, grazie al quale il rivestimento in oro è molto resistente. Prima di mostrarvi cosa ho scelto dal sito, voglio parlarvi della spedizione. Infatti la spedizione in Italia tramite corriere è di 9 euro, con tempi di consegna davvero molto brevi, da 2 ai 4 giorni lavorativi. Il mio pacchetto è arrivato esattamente in 3 giorni lavorativi. Loro spediscono i pacchi in realtà in tutto il mondo a dei prezzi molto interessanti. Vi lascio in descrizione tutti i link relativi appunto sia all'spedizione e tutti i link relativi a tutti i prodotti che ho scelto dal sito. Adesso finalmente vi mostro cosa ho scelto dal sito Silvescraft. Questo è il pacchetto, era imballato perfettamente, infatti non riuscivo neanche ad aprirlo per quanto era imballato. Vi tolgo il tutto dalla busta e ritorno da voi. Ed eccomi qua. Oltre alle cosine che ho scelto dal sito, vedo che ci sono anche degli omaggini che vi mostro subito. Li tolgo tutti dalla bustina. Allora, queste credo che sono tutte le cosine che appunto ho scelto. Poi qui c'è questa bellissima matita della Swarovski con appunto l'elemento Swarovski Golden Shadow, guardate come è luminosa ed è davvero carina, con la scritta appunto Swarovski, la matita. E poi qui c'è un block notice, un block notice cicciotto perché è grandissimo, con il logo appunto di Silvescraft, e qui posso prendere appunti per i prossimi design che pubblicherò sul canale, perché no? Quindi grazie mille per questo omaggio, li appoggio qui sul letto. E poi mi hanno inviato questo catalogo, credo che sia appunto un catalogo con i gioielli, e vi illustro un pochino anche il catalogo. Non so se entra nell'inquadratura, perché è un'inquadratura abbastanza piccola. Spero che si noti qualcosa. Aspettate, giro le pagine. Lo metto così, perché sennò non riesco a girare. Vi mostro un po' questo catalogo. Davvero
tante cosine molto eleganti e fini. Ma che bello questo, sempre con elementi Swarovski, molto belli, anche idee da regalo, davvero molto molto belli. Ci sono anche gli orologi, poi qui c'è un altro elemento Swarovski molto carino, e qui ci sono anche la versione penna, anche questa carinissima, braccialetti sempre con le perle Swarovski, molto carino anche questo, molto elegante. Ah, questo è bellissimo, mi piace davvero tanto questo elemento Swarovski particolare, anche questo è carinissimo. Un attimino che vi mostro anche questi, ci sono le gocce, i cuoricini della Swarovski e anche gli ovali e le gocce. E poi c'è anche la possibilità appunto di realizzare delle incisioni personalizzate, vedete, con un logo o la scritta. Anche la penna, questa è molto carina. E poi tutte le confezioni, il packaging, che può essere appunto diverso, vedete, davvero molto molto carino. E adesso vi mostro cosa ho scelto appunto dal sito. Allora, questo è imballatissimo carinissimo, poi è fatto tipo su piani. Allora, vi mostro quello, il contenuto che c'è in questa bustina. Ho preso questo qui, che è un anello per me a forma di freccia in argento 925, poi l'ho fatto placare in oro 24 carati, perché sul sito avete a disposizione 4 rodiature. Io lo tolgo dalla bustina, a forma di freccia, davvero bellissimo, perfetto, rifinito, molto luminoso. E non vedo l'ora di... è perfetto anche come misura, lo adoro, molto elegante, è bellissimo. Ok, questo me lo lascio visto che è mio. E poi ho preso anche due orecchini, due base per orecchini, per decorarli con gli Swarovski. Questo è il primo, vi mostro sempre il codicino, sono sempre in argento 925, anche in questo caso li ho fatti placare in oro 24 carati. Questa è la prima versione ed eccoli qua, davvero molto belli anche questi, ben fatti e luminosi, si aprono in questo modo. E poi qui non resta che aggiungere appunto i rivoli da 12 mm, davvero bellissimi. Poi sono davvero ben fatti, molto belli. Questo è appunto l'altro, davvero davvero belli. Vi mostro anche l'altra versione, perché ne ho prese due versioni. Questo è l'altra, sempre in argento 925, placato in oro 24 carati. Vi mostro questa versione. Questo qui, la monachella è differente, è un po' più corta, vedete, però consente sempre di aggiungere un rivoli da 12 mm. Anche questi sono ben fatti e lucidi. Questo è l'altro. Davvero bellissimi, ve li metto anche a paragone, come vedete questa ha la monachella più lunga e questa ha la monachella più arrotondata, sono entrambi molto fini ed eleganti e non vedo l'ora di inserire all'interno anche i rivoli da 12 mm. Ecco qua, l'anello la lascio al dito. Poi andiamo a scartare questo con estrema calma. Qui ci sono tutti i Swarovski all'interno di questo
un attimino che tolgo. 5 minutes later. Rieccomi, ho scartato il tutto, ho tolto i cartoncini e la pellicola, così vi mostro tutto in dettaglio. Ho preso queste bellissime gocce barocche, colorazione Black Diamond. Questa è la bustina con il relativo codice e la misura, infatti misurano 16x11 mm. Ne ho prese 4, ve le mostro anche da vicino, un attimino che le tolgo dalla confezione senza fare danni. Ed eccola qua, davvero molto molto bella, adoro questa colorazione, un po' gotica, mi piace davvero tanto questo effetto sfumato. Le sto riempiendo di impronte queste goccine, però vi assicuro che sono davvero bellissime. L'ho presa anche in questa grandezza qui, sempre goccia barocca, sempre colorazione Black Diamond, questo è appunto il codicino. Questa misura 22x15 mm, è un po' più grande ovviamente rispetto a queste qui che vi mostravo prima. Davvero molto bella anche questa. Poi ho preso quest'altro elemento Swarovski, davvero molto carino. Sono i 6128, colorazione Crystal Astral Pink, misurano 10 mm, ve ne mostro uno, ed eccolo qua. Davvero favoloso questo colore, è un misto fra arancio e fucsia, non so se si nota, sì, un po' i riflessi si notano. E queste goccine sono davvero carinissime perché presentano sia da questo lato che dall'altro questa piccola puntina, come se fosse un rivoli, davvero molto carine. Poi ho preso quest'altro elemento Swarovski, favoloso, ed è il 4439, misura 14 mm ed è colorazione Crystal Vitra Light. Davvero spettacolare, lo adoro. In passato l'avevo acquistato solo Crystal, però questa colorazione devo dire che rende davvero tanto. Ha questi riflessi sia sull'ottanio e sia sul viola, non so se li riuscite a captare, davvero davvero bella, molto bella. Poi ho preso ovviamente anche i rivoli, questi sono gli 1122, sono rivoli da 12 mm in colorazione Crystal Golden Shadow. Questa colorazione è davvero fantastica, la trovo davvero molto elegante e fine. Un attimino che ve la mostro, davvero bellissima. Non è la prima volta che prendo questa colorazione, infatti è una colorazione che prendo sempre perché è favolosa, è davvero molto elegante e fine, come dicevo prima, e rende davvero tantissimo. Poi ho preso questa altra bellissima colorazione, questa è la prima volta che la prendo, sempre elemento Swarovski 1122, misura 12 mm, sono i Crystal Silver Shade. Un attimino che ve lo mostro da vicino, anche questo davvero è spettacolare, guardate che lucentezza, davvero molto belli, bello, bellissima colorazione. Poi sempre rivoli da 12 mm ho preso questi, un attimino che sono separati, ed eccoli qua, ve lo tolgo da là, ecco qui. Questi sono sempre rivoli da 12, sono i blush rose, bellissima colorazione anche questa, questo è il codice, molto molto belli, sono davvero belli anche questi, ne ho presi sempre due. Ed eccoli qua. Poi ho preso anche questa fantastica colorazione che adoro, ed è appunto la Crystal Vitra Light. Ne ho presi sempre due, sempre da 12 mm, ve la mostro sempre in dettaglio, ed è fantastica, davvero molto bella. Vedete tutte le varie sfumature, davvero particolare, molto bella. E poi come rivoli da 12 mm ho preso questi qui, questa è la prima volta che li prendo, però sono rimasta a bocca aperta perché sono davvero spettacolari. Questi sono i Crystal White Putte, sono sempre da 12 mm ed è una cosa indescrivibile, cioè sono davvero wow, guardate che belli. Sono fantastici,
Cioè, questa è la prima volta, ma me ne sono proprio letteralmente innamorata. Sono fenomenali. Guardate che luccichio. Cioè, non ho parole. Resterei qui ore e ore ad ammirarlo. Guardate che bello. Ne ho presi ovviamente sempre due, però sono davvero spettacolari. Hanno questa sorta di patina sopra, molto bella. Poi ho preso questi Bicono da 6 mm di colorazione Amethyst. Questi sono davvero bellissimi. Il pacchettino contiene 36 pezzi ed eccoli qua. L'Amethyst è una colorazione che io adoro insieme all'Emerald. Sono queste due colorazioni che mi hanno proprio accompagnata in questi 10 anni, tra virgolette, di attività qui su YouTube. Sono, cioè, davvero spettacolari. Aspettate che li sto lanciando come coriandoli. Un attimino che li metto dentro la bustina. Però davvero questa colorazione davvero mi ha accompagnata per tutti questi 10 anni. In qualsiasi mio progetto vecchio, tra parentesi, sul canale, ha questa colorazione insieme all'Emerald. Cioè, sono proprio i miei colori. Poi ho preso questi altri Bicono da 4 mm, la confezione da 144 pezzi, e questi sono i Light Sapphire AB. Davvero spettacolari anche questi, ve li mostro. Guardate che belli. Sembra che sono ripetitiva, ma sono davvero luminosi, molto belli. Un attimino, prima che faccio danni, li rimetto di nuovo dentro la bustina ed eccoli qua. Ok, l'anello è sempre qui. E poi infine, ma è davvero uno spettacolo, ce l'ho lasciato alla fine perché davvero anche questo è il mio secondo amore, dopo ovviamente i rivoli, questi qui che vi ho mostrato prima. Questa è sempre un elemento Swarovski, ovviamente 6100, misura 24x12 mm, colorazione Crystal Vitra Light. Ovviamente non poteva che essere che questa colorazione, spettacolare. Infatti ho preso 3 cose con questa colorazione: questo elemento e i rivoli da 12 mm. Davvero bellissima. Tutti questi riflessi dal fucsia, ottaneo, blu. Davvero bella. E non vedo l'ora di usarla. Ed eccola qua. Davvero, davvero belli. Sono estasiata. Niente ragazze, queste erano tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito, ovviamente oltre all'anello e anche le basi per orecchino. Infatti già me li immagino, li ho presi appunto placati oro perché li immagino appunto con i rivoli, questo qui Golden Shadow. Cioè, guardate che spettacolo, sono fantastici. Ve li mostro anche questi qui. Questa monachella un po' più allungata ed eccolo qua. Guardate che bello, fantastico. Sono davvero spettacolari sia questa montatura e anche l'altra. Sono davvero molto eleganti entrambi. Ovviamente ringrazio Sylvia's Craft per l'opportunità. Con tutte queste belle cosine, con tutto questo ben in Dio, andrò a realizzare un tutorial in collaborazione con loro, quindi aspettatevi un tutorial extra scintillante. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!